Mister Diana, vigilia di Reggiana Siena, prima gara del 2023. Innanzitutto buon anno e come sta la squadra alla ripresa degli allenamenti e alla ripresa del campionato? Grazie, buon anno anche a tutti voi. Bene, siamo rientrati bene, abbiamo avuto qualche problemino di infortuni, un paio di situazioni, nulla di grave, che però credo che non ci saranno per questa partita. Poi per il resto abbiamo cercato di proseguire il programma che avevamo immaginato, l'abbiamo fatto in toto. E ormai siamo arrivati agli sgocci della partita. Io credo che saremo pronti. Poi è chiaro, non potremo essere al top, come non credo saranno al top nessuno, perché un minimo di preparazione l'hanno fatto tutte le squadre per provare a finire il campionato a lungo, ovviamente, anche perché c'è da dire che non ci sono soste durante il campionato, quindi non c'è neanche possibilità di un richiamo, e si è dovuto lavorare prettamente in questa settimana. Tante squalifiche, diversi infortuni, però è riuscito a preparare comunque bene la partita. Sì. E purtroppo quando si sommano le due cose diventa un po' problematico, perché tra infortuni magari nella normalità delle cose è normale, con le tre squalifiche diventa doppio, credo che ne perdiamo due per reparto ovviamente, oltretutto. Però ne abbiamo 4-5 per reparto qui ancora, quindi io credo che abbiamo tutte le possibilità per fare una bella partita, abbiamo i giocatori adatti per poter fare una bella partita senza problemi. Siena è una squadra che viaggia molto bene lontano da casa, le chiedo che partita si aspetta domani. Eh sì, ormai lo conosciamo, abbiamo visto anche l'andata, abbiamo visto anche il percorso che ha fatto, ha vinto ad Entella poco tempo fa, una squadra che fuori casa ha una forte intensità, molto intensa, corrono tantissimo, sono molto uniti, squadra molto compatta, così come sono spesso le squadre del loro allenatore. Noi altrettanto siamo in un buon momento, speriamo che la sosta non abbia tolto troppo. Ma anche se avesse tolto qualcosa, siamo sulla strada per ritrovarla, se mai l'avessimo persa, perché io credo che abbiamo lavorato bene, è solo questione di tempo. Il mercato è iniziato e il direttore sportivo Goretti le ha subito portato due nuovi rinforzi come Vallocchia e Capone. Le chiedo che cosa portano, questi due giocatori a livello tecnico e tattico alla squadra di nuovo. Ma sì, dopo l'ultima partita, con tanti squalificati, con qualche giocatore infortunato, si è cercato subito di tappare qualche buco con dei giocatori importanti, perché insomma sono due giocatori che scendono dalla Serie B, dove magari hanno avuto meno minutaggio, quindi io credo che vogliano, e noi vogliamo, che ci mettano dentro qualcosina in più. Sono un centrocampista soprattutto di forza, che ha tanta corsa e ci darà sicuramente questa caratteristica. Capone è un giocatore invece che può giocare sulla tre quarti, è un giocatore che ci deve portare imprevedibilità, deve portarci forza, deve portarci gol, insomma, sono giocatori che per questa categoria possono essere un di più sicuramente.